Ecco perché io contesto a Capanna 30.000 euro versati e già 380.000 incassati. Cioè, questi sono i riscontri. Certo, tutto legale, tutto giusto, ma è incredibile che il 99% della popolazione italiana, per andare in pensione, lavora 40 anni, versa 40 anni, mentre voi, ex consiglieri regionali, versate 5 anni e portate a casa cifre incredibili. È questo che vi contestiamo. Allora, Valentina Corrado, Movimento 5 Stelle, è in collegamento con noi. Allora, Valentina Corrado, buon pomeriggio. Lei è importante, no? Perché lei è presidente del Coreco, quindi controlla tutti gli atti, insomma, della regione, la contabilità. Che sensazione ha, visto voi siete arrivati da poco, no? Questa discussione come l'ha vista fino adesso? Mi permetta di dire che sono nauseata come cittadina e mi sembra di assistere veramente alla sagra dell'assurdo. Abbiamo da un lato i cittadini che sono entrati nell'istituzione con il Movimento 5 Stelle che si riducono le indennità anche attuali per versare in un fondo di garanzia per aiutare le piccole e medie imprese e dall'altra parte abbiamo la classe politica che da sempre ci governa e che ha contribuito alla crisi socio-economica di questo paese che difende ostinatamente quello che è un privilegio e non un diritto acquisito. Questi signori dovrebbero avere la decenza e per amor di patria dovrebbero non lamentarsi di 400-500 euro che gli vengono sottratti su un assegno di 5-6 mila euro netti al mese, ma dovrebbero avere la decenza di rinunciare alla totalità, anche perché, signor Giletti, mi permetta di dire, ci sono tre cose che non vengono dette e uno che la sottrazione, anzi la riduzione, è temporanea, dura solo 3 anni. In più è calcolato il vitalizio sulla retribuzione dell'indennità del 2011, che è una retribuzione, un'indennità la più alta che ci sia mai stata nella regione Lazio. E non solo, non è sparito il divieto di cumulo, quindi i signori percepiscono non solo l'erogazione della regione Lazio, ma visto che ci sono ex europarlamentari, deputati, senatori, eccetera, cumulano le pensioni e le indennità avvocato, che percepiscono dalle altre istituzioni. Non vi siete fidati, cioè il fatto che fosse bisogna limitata dire le cose come anni. Stanno no, però la non proposta... è vero dei 3 anni non perché è vero. C'è scritto 3 anni che possono essere rinnovati e in Italia saranno rinnovati. Quindi, ho ragione di considerarli permanenti. Chi non li considera tali non è in buona fede. Quindi è punto permanente. E basta. Lei dice noi non ci fidiamo perché quel è rinnovabile siccome siamo in Italia. Se tanto ci dà tanto, l'avvocato ha esperienza, dice, rimane fisso, Petrangolini, è così. Allora, noi potremmo anche renderla più cattiva questa legge, cioè, potremmo anche decidere di fare una cosa che sarebbe ancora più saggia, di agganciare gli vitalizi alle attuali indennità dei consiglieri regionali, come è stato sempre. Potreste farlo subito. Perché adesso se la cerchiamo di vedere che come vanno comunque le cose. Loro comunque ricorrono. Beh, è solo una minoranza e questa è una buona notizia. La gran parte dei consiglieri regionali ex ha deciso di non fare ricorso. Questa è una buona notizia, però scusi... Vediamo come non è che ci fermiamo qua. Corrado, sì, Corrado, ecco, ma lei, siccome è al Coreco, controlla tanta cosa, no? Ecco, guardi, io le aggiungo un'altra cosa. Non solo l'associazione ex consiglieri fa ricorso, ma le dirò di più. Nell'ambito dell'esercizio delle mie funzioni, controllando a tappeto gli atti contabili, le spese che effettua la Regione, ho trovato dei provvedimenti, signor Giletti, che sono di liquidazione da parte del Consiglio regionale di circa 50.000 euro l'anno, che vengono dati dal Consiglio regionale come quota, contributo volontario di quota associativa all'associazione ex consiglieri, cioè coloro che oggi stanno facendo ricorso contro un provvedimento del Consiglio. Giusto per essere poco tecnici, anche se c'è l'avvocato che sa tutto, vuol dire che la Regione Lazio dà ogni anno quasi 50.000 finanzia a che cosa? Un'associazione? Sì, un contributo volontario, una quota volontaria associativa. Ma sa Massimo che le associazioni degli ex consiglieri vengono finanziate? Avviene anche in Veneto? È un'associazione come un'altra. Un attimo, aspetti. Chi ha deciso? Chi ha deciso? Lei dimentica che si tratta di soldi pubblici. Chi ha deciso che con i soldi pubblici dei contribuenti il Consiglio deve pagare una quota associativa volontaria ad
un'associazione come le altre. Ma se la possono pagare loro, guardi, secondo me se la potrebbero pagare, perché francamente mi sembra che diamo già tanto, se li potrebbero pagare loro. Però le chiedo una cosa, in Veneto com'è? Poi vediamo la Petragonina. In Veneto, su nostra proposta, è stato tolto questo contributo all'associazione e noi abbiamo fatto anche altre due proposte di legge. Quindi si può fare? No, no, è già stato tolto. Dico, in Veneto si può fare, ma è stato tolto anche in Lazio. Scusi, concludo sull'associazione consiglieri. Abbiamo fatto anche una proposta perché venga tolta anche all'associazione la sede di cui usufruiscono gratuitamente a 200 metri da San Marco. Va bene. Abbiamo scoperto a proposito di privilegi che si autoalimentano, ho scoperto che nel 90 è stata fatta una legge in cui si danno tutti questi diritti. Io ho preparato e lo metterò nella prossima legge che dovremo approvare, la faremo come PD, una cosa che abroga queste cose, per cui non capisco perché... Però attenzione, è che la politica non la devono fare solo i ricchi. Io vorrei che quelle 50.000 euro andassero a chi ha dei figli handicappati a casa. Magari hanno bisogno più loro, la perché credo... finanziata, Massimo. Ex consiglieri si possono anche trovare a casa loro, a casa di qualche amico, noi fare una riunione. Il personale. Non mi dica che... il personale, dobbiamo cambiare una legge. Guardate, io non ho parole, la politica va finanziata, se no siamo demagogici. Ma che demagogia? Stiamo chiedendo dei sacrifici agli italiani notevoli. Ma scusatemi, ma non ci vogliamo prendere in giro? La politica va aiutata, certamente, ma qui stiamo parlando di ex consiglieri. Non con i soldi pubblici. Di 50.000 euro all'anno. Poi viene una persona che ha una sorella handicappata, non gli danno i 500 euro per dargli un sostegno. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma dai! Prego, c'è un'altra cosa che voleva dire Corrado? Sì, volevo aggiungere un'altra cosa. Come se non bastasse, non solo esiste questo paradosso, il Consiglio paga, dà una quota associativa, un contributo volontario a coloro che fanno ricorso contro dei provvedimenti di riduzione che ha approvato il Consiglio, ma c'è di più, li vengono finanziati anche dei studi dalla dubbia utilità, signor Giletti, perché ho trovato anche una delibera dell'Ufficio di Presidenza, nella quale siede la consigliera Petrangolini, che decide a dicembre 2013 di dare all'associazione ex consiglieri un contributo di 10.000 euro per uno studio sulle società partecipate della Regione Lazio. Che studio è? Un fascicolo, non ce l'ho qui con me, è un fascicolo di 130 pagine di informazioni che sono reperibili gratuitamente sul sito istituzionale di qualunque società, di qualunque istituzione.